Attesa. Si potrebbe decidere di non aprire nessuna porta. Ogni forma errante viene raccolta come rovina e accolta. Oggetti caldi e vissuti, urgenza di entrare, disintegrare. Minuteria, dettagli e ricordi si accumulano, facendo tremare le pareti. Cadono i pezzi di tappezzeria, cadono i chiodi, la porta del castello è stata aperta. L'espressione si emancipa fino a diventare un flusso incessantemente vivo, fino a scorrere come linfa in un'emorragia, la caverna più recondita. Peregrinare, trasformazione salvifica in una terra di esilio. È l'abisso in cui risiede il principio. Concedo al tempo di nutrirsi della mia caduta. Le serrature non sarebbero mai abbastanza. Muoia, muoia questo verme come muore il baco da seta per realizzare il senso della sua vita. Carcasse di flussi e segni, fluttuare di possibilità. Progredire nella metamorfosi. Il corpo si apre alla preveggenza. In questa stanza si può finalmente udire. Se resuscitasse, tenere insieme le forme, raccontare e ricominciare, a partire dal niente. Avvicinarsi alla stanza della verità significa sprofondare nella crisi, trovarsi nudi in mezzo a figure che emergono dall'ombra. Nella sua stanza, una sedia parla ancora della sua esistenza fragile. Rinchiusa, qui, per scelta, il sipario cala chiudendo il passo alla luce. Una via di uscita. Estinguendomi, posso generare di nuovo.